Salve amici, oggi vi farò vedere come ho recuperato del bellissimo legno dal pavimento di una vecchia pedana da giardino. Ho costruito questa pedana con pavimento in legno circa 4 anni fa. È stato il mio primo grosso progetto, che ho costruito solo con una sega circolare ed un trapano. Ci sono molto affezionato, ma è arrivato il momento di rimuoverla perché costruiremo una pedana più grande. Il pavimento è fatto con redwood della California, che è un tipo di cipresso molto simile alla sequoia. È molto costoso e questo è ancora integro, benché un po' sporco. Lo rimuoverò e vi farò vedere quanto è bello grezzo e capirete perché non voglio buttarlo via. Questo non è un legno molto raro in California e può essere trovato a vendere molto facilmente. Anni fa, per installare le assi, ho usato un sistema di viti nascoste al lato che vengono inserite per obliquo. Questo rende la rimozione un po' più laboriosa, ma vuol dire che le assi non sono tutte bucate al centro, il che le rende più facili da usare in futuro. Ed amici, apprezzo molto il supporto di tutti voi che guardate i miei video. Per favore, se non vi siete ancora iscritti, fatelo, mi aiuta molto a far crescere questo canale. Grazie. Il redwood è un legno fantastico. Non riporterò tutte le assi a grezzo ora, ma in futuro quando le riuserò. Però vi voglio far vedere ora quanto è bello questo legno a grezzo, piallando la prima asse che ho rimosso. Devo rimuovere 33 di queste assi. È quindi l'ora di rimboccarsi le maniche. Non so ancora come e quando userò queste assi in futuro, ma so che lo farò. Nel frattempo devo conservarle assicurandomi che abbiano sufficiente aerazione. Ed un giorno questo bellissimo legno inizierà una nuova vita. Spero che questo video vi ispiri. Lavorare il legno non richiede molti attrezzi costosi, ma richiede la volontà di iniziare. E se volete farlo, potete guardare questo video che includo in link per i 10 attrezzi di cui avrete bisogno per iniziare questo cammino così bello ed interessante. Grazie e a presto.